Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io Kaiju. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, Kaiju. Guardo colori, insetti volare. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Sono io! Caillou il cowboy. Cloppite, 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 cloppite! Al galoppo, cavalluccio, più veloce! Salve, cowboy! Ciao, papino! Lo sai che il mio amico Jonas vive in un ranch e ha tanti, tanti cavalli? Ti piacerebbe conoscerlo? Ma lui è un vero cowboy! Puoi dirlo forte! Allora partiamo subito! D'accordo, ma partiamo domani mattina, va bene? Oh, che bello! L'idea di conoscere un vero cowboy era così eccitante che al nostro piccolo amico quella giornata sembrò non passare mai. Vado a cercare Jonas! Ecco, prendi queste carotine, ti faranno comodo più tardi. Ma a lui non interessavano le carote, a lui importava solo conoscere un vero cowboy. Caillou, vedi? Questo è il mio caro amico Jonas. Ciao! Allora, come va, vecchio mio? Ti farebbe piacere visitare il mio ranch? Sì, magari! Caillou non aveva mai conosciuto un vero cowboy prima di allora e fu molto colpito da Jonas. Mm-mm. Grazie di cuore, bella signorina. Credo che Rosie voglia cogliere qualche altro fiore. Voi cowboy andate pure a fare il vostro giro. Guarda, hai mai visto un laccio come questo, Caillou? Che forza! Caillou rimase impressionato da quello che riusciva a fare Jonas con quel laccio. Ti ho preso! Per fortuna l'abbiamo bloccato prima che ci scappasse. Guarda là, Caillou! Quanto è grande quel cavallo, non è vero? Quello è un pony. I cavalli sono molto più alti. Adesso ne farò uscire uno dalla stalla. Caillou non riusciva proprio a immaginare quanto potesse essere alto un cavallo. Sta attento, oggi piove fieno, Caillou! Oh. Che cos'è? Quell'improvviso nitrito spaventò un po' il bambino. Forse non gli andava che giocassimo con la sua colazione. Davvero? No, Caillou, stavo solo scherzando. Ecco, sta arrivando il cavallo, papà! Oh. Caillou non riusciva a credere che un cavallo potesse essere così alto ed era anche un po' spaventato. Caillou, ti presento Lucky. Coraggio! Lo conosceremo insieme. Ciao, Lucky! Secondo me gli sei simpatico. Ehi, e queste cosa sono? Sono carote! Lo sai che Lucky è veramente ghiotto di carote? Vuoi dargliene qualcuna? Magari. Anche a me piacciono molto le carote. Il
primo dovere di un cowboy è quello di avere cura del proprio cavallo. Ai, quanto è dura questa spazzola! Serve così per strigliare bene il cavallo. No. Bel lavoro. Adesso controlliamogli le scarpe. Le scarpe? A Caillou sembrò strano che i cavalli avessero le scarpe. Lo sai, a volte dobbiamo cambiargliele ed è per questo che ne ho sempre qualcuna di riserva laggiù. Il bambino pensava che le sue fossero molto più comode. L'hai sentito? Il nostro piccolo amico fece finta di andare a cavallo. Più veloce, cavallino! Più veloce! Più veloce, più veloce, più veloce! Lo sai che mi hai fatto venire un'idea, giovanotto? Tu aspettami qui. Voglio farti una bella sorpresa. Perché non andiamo a chiamare mamma e Rosie, in modo che possano vedere anche loro la sorpresa? Mi chiedo dove sia andata a nascondersi la tua sorellina. Soltanto un momento fa era qui. Bobo, sattete! Che forza! Ho pensato che non ti sarebbe dispiaciuto fare un giretto. Tieniti forte, Caillou. Coraggio, Rosie! Rosie, no! Non aver paura, guarda! Lucky è un cavallo buonissimo. Aspetta, ho un'idea, Lucky. Si parte, ragazzi! Caillou capì che Lucky doveva essere molto forte per trainare un carro carico di gente. Ti piacerebbe guidare, giovanotto? Sì, grazie. Il nostro amico era un po' nervoso, ma ci teneva troppo a guidare quel bel carro. Lo sto guidando io, papà, mi vedi? Ecco, adesso sembri un vero cowboy. Hi-ha! Spero che ti sia divertito e questo è un ricordino. Che bello, grazie! A presto, giovanotto! Ciao, cowboy! Al galoppo, cavalluccio, al galoppo! Ecco, adesso prendi pure qualche carota. La fattoria delle pecore. Sei pronto, tesoro? La mamma sta cercando di riposare in salotto. Mamma, il raffreddore, nonna. Allora lasciamola tranquilla, d'accordo? Nel frattempo ti porterò a conoscere un'amica molto speciale. Caillou adorava uscire con la nonna, perché c'era sempre da aspettarsi qualche sorpresa. Ciao, Caillou. Ciao, papà. Ciao, Rosie. E quelle che cosa sono? Delle pecore. Guarda, nonna, sono pecore vere. Era molto felice perché non aveva mai visto le pecore così da vicino prima di allora. Sta mangiando l'erba. Oh. Ti ha soltanto salutato a modo suo. Ecco, allora, ciao. Ben arrivati. Ciao, Emma! Avrebbe voluto restare ad osservare quella pecora, ma pensò che fosse meglio andare prima a salutare. Ah, sapessi come sono felice di rivederti! E dimmi, nonna, chi è questo bel giovanotto? Ti presento mio nipote Caillou. Sai, questa fattoria è di Emma. Caillou era un po' intimidito dall'amica della nonna, ma era affascinato da tutto quello che vedeva intorno a sé. Guarda! Entra pure, voglio farvi vedere tutte le cose che si possono fare con la lana che otteniamo dalle nostre pecore. Che forza!
casa! Caillou non poteva credere ai suoi occhi. Davanti a sé aveva un intero arcobaleno di meravigliosi colori. Ma questa non può essere Mary, dico bene? Santo cielo, quanto sei diventata grande! Oh, oh! Lo prendo io! L'ho preso! Grazie! Il bambino non aveva mai visto la ruota di un arcolaio e non riusciva ad immaginare a che cosa potesse servire. Vedi, Caillou, questa ruota si usava per filare la lana delle pecore. Sì, questo attrezzo è molto antico. Pensa che lo utilizzava anche la mia nonna da giovane. Adesso lo conserviamo solo per decorazione, ma funziona ancora. Vuoi toccarla, Caillou? È la lana delle pecore. Sembrava morbida quasi quanto la neve appena caduta. Ecco, Caillou, guarda, adesso ti farò vedere come funziona. Tesoro, mi daresti una mano? Ma certo! Hai visto, nonna? Hai visto? Fu molto sorpreso nel vedere la lana delle pecore diventare un filo così lungo, al punto che gli sembrò una vera magia. Che bello! Ma non è stupendo? Vuoi venire a vedere le pecore con me? E quella era sicuramente la cosa che stava più a cuore a Caillou. Vai pure, tesoro. Evviva! Nel frattempo ci gusteremo un buon tè. Il nostro piccolo amico trovò molto buffa quella pecora, perché era più magra di tutte le altre. Ma dov'era finita tutta la sua lana? Ma perché è così magra? Perché papà l'ha già tosata. Vieni a vedere. Mary, aspettami! Caillou non riusciva a credere ai suoi occhi. Quel signore stava rasando la lana delle pecore. Papà è sempre molto attento quando taglia la lana. Scommetto che non si accorgerà che siamo qui. Ma le pecore non hanno freddo? Oh no! E poi la lana ricrescerà subito. Adesso andiamo, voglio farti vedere un'altra cosa. Che cosa? È una bella sorpresa. Caillou era molto curioso di sapere qual era la sorpresa. Anche questa è lana? Sì, infatti. Oh? Oh no, è di nuovo uscita dal suo box. A quel punto era un po' spaventato. Coraggio, adesso rientra nel tuo box. Questa pecora in effetti era molto più piccola delle altre. Sembrava proprio in miniatura. E soprattutto non aveva alcuna intenzione di dar retta a Mary. Vieni a bere il latte. Che strano, beve il latte dal biberon proprio come fa la mia sorellina Rosie. Ma allora è una bambina. Ecco, le pecore piccole si chiamano agnelli. E agli agnelli piace molto il latte, proprio come i bambini. Quell'agnellino aveva una lana molto più morbida di quella delle altre pecore. E Caillou si divertì a fargli le coccole. Adesso cerchiamo di farla rientrare nel suo box. Vuoi tenere tu il biberon? D'accordo. Devi solo camminare all'indietro e l'agnellino ti seguirà. Ho già aperto il cancelletto. Svelto, Caillou, esci pure adesso, vai! Mi dispiace, ma il latte è finito. Grazie, Caillou. Il nostro amico era fiero di aver aiutato Mary. È stata veramente una bellissima giornata, grazie ancora di tutto. Dovremmo vederci un pochino più spesso. Oh, molto volentieri. Ma dov'è Mary? Mary? Ecco, questo è un regalino per te. Che io? Grazie! Guarda, papà! Shhh! Mamma sta dormendo in salotto. Guarda, Mary mi ha regalato una pecora. Mia! Naturalmente, ce n'è una anche per te. Per me! Caillou pensò che la sua pecorella potesse essere una buona compagnia per la sua mamma e che l'avrebbe aiutata a dormire meglio. Shh. Oh. Gilbert! Ha 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 ha
I rumori misteriosi. La nonna aveva scelto una serata invernale per venire a trovare i suoi nipotini preferiti. Suona anche il tuo nasino, tesoro. Aink, aink. Aink. Ehi! Drin, drin. Oh. Cos'è questo rumore? Forse sarà un mostro feroce, nonnina. Caillou sapeva che non poteva essere un mostro, ma era divertente immaginare che ce ne fosse uno in casa. Io non credo che un mostro potrebbe nascondersi lì sotto. Questo è lo spazzaneve! A Caillou piaceva vedere lo spazzaneve in azione e sentire il rumore del suo motore. Brum, brum! E così tutti i clown uscirono dal circo e si prepararono a sfilare nella loro parata. Hai sentito? È di nuovo quello strano rumore! Sì, ma adesso sembra essere un po' meno forte e viene da quella parte. Senti, nonnina, e se fosse un dinosauro? Vado a controllare! A quel punto fece finta di essere sulle tracce di un pericoloso dinosauro. Oh, ciao tesoro, che cosa fai? Sto seguendo un feroce dinosauro, mamma! E si è nascosto lì sotto! Allora fatti aiutare da papà. Stai per ricevere compagnia, caro! Buona fortuna! E fu così che scendendo in cantina sentì un altro stranissimo rumore. Hai sentito anche tu tutti quei rumori così strani, papà? Vuoi dire questo? O forse è quello della carta vetrata. O era magari quello del mio martello. Oh, no, io parlavo di questo. Stava diventando davvero appassionante questo mistero. Sembra che venga da sopra. Forse sarà meglio andare a controllare. Il nostro amico non si fece certo pregare e ripartì subito alla ricerca. Ormai non sapeva più dove guardare. Ma poi sentì un suono molto familiare venire dal bagno e andò subito a chiedere informazioni. Hai trovato il tuo dinosauro? Un dinosauro? Ma io credevo fosse un mostro. Potrebbero anche essere dei marziani. Un mostro, un dinosauro e adesso anche i marziani. Ma di che razza di rumore si tratta? Oh, andiamo, venite con me. Caillou non riusciva a crederci. Nella sua stanza non c'era nessuno oltre a Gilbert. Ma come faceva un gatto a fare dei rumori così strani? Quello è uno dei vecchi giocattoli di Rosie. Gilbert deve averlo tirato fuori dalla cesta. Bene, adesso sappiamo chi era a fare tutti quegli strani rumori. Non è vero, Caillou? Era Gilbert! A lezione di karate. Brum, brum. Senti, mamma, possiamo andare a giocare al parco? Magari un pochino più tardi, tesoro. Adesso devo portare Rosie a lezione di nuoto. Ma anch'io voglio andare a nuotare in piscina. Ma oggi non veniva a trovarti Leo? Caillou aveva dimenticato che oggi Leo sarebbe venuto a giocare con lui. Evviva! Oggi potrò finalmente giocare con il mio amico Leo! Hurra! A quanto sembra, il nostro eroe ha una gran voglia di divertirsi. Vado io? Caillou corse a rispondere felice, perché era convinto che fosse il suo amico che lo avvertiva che stava per arrivare. Pronto, Leo? Oh. Papà, corri, è per te! Grazie, tesoro. Pronto? Oh, ciao! No, nessun problema, ne sono felice. Penso io ad accompagnare Sara, presto. Papà, Sara verrà qui da noi? Sì, ma non a giocare. Sua mamma purtroppo ha un fortissimo raffreddore e quindi mi ha chiesto se più tardi la posso accompagnare io a lezione di karate. A lezioni di karate? In guardia, Caillou! Quella strana parola non mancò di stimolare la sua curiosità. Ciao, Leo! Caillou e Leo erano molto felici di poter passare una mattinata a giocare insieme e naturalmente non persero neanche un secondo di tempo. Caillou! Ma tu non sei Caillou. Io sono qui, mamma. Siamo due orsi in una caverna.
Sara, tesoro, ma come mai hai ancora indosso il pigiama? Ma questo non è un pigiama, è il mio kimono e lo indosso sempre alle lezioni di karate. Ma che sciocco, sarò pronto tra un minuto. Nel frattempo, perché non vai a far vedere a Caillou il tuo kimono? Ciao, Sara. Caillou è in camera sua. Ma mi raccomando, sta attenta perché di sopra ci sono anche due orsi molto feroci. Caillou, sei tu qui sotto? Sara! Ciao! Oggi non mi fermo a giocare. Il tuo papà mi porta a lezione di karate. Sono venuta a farti vedere il mio kimono. Tu ti vesti così per fare karate? Guardate! Ha! Ho bisogno di libertà per fare queste mosse e il kimono è così comodo. Il tuo papà pensava che fossi ancora in pigiama. I due bambini rimasero molto colpiti dalla dimostrazione della loro piccola amica. Sara! Io sono pronto! Adesso devo andare, ma se volete più tardi posso anche tornare a farvi vedere qualche altra mossa. Sayonara! Che bello! La lezione di karate si rivelò un'occasione di divertimento per tutta la famiglia. Lezioni di pattinaggio. Brum brum. Ha? Brum 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 brum. Ciao ciao Caillou, a che cosa stai giocando? Sto volando sull'aereo che mi ha fatto oggi mio padre, non lo vedi? Perché hai i pattini da ghiaccio? La tua mamma mi accompagna alla lezione di pattinaggio. Ma non si può pattinare d'estate. Tesoro, vuoi fare una passeggiata con noi? Certo! Aspetta, Caillou, mettiti questo giubbottino perché fa freddo lì dentro. La mamma aveva ragione. Anche se era piena estate, faceva un gran freddo dentro quello strano palazzo. Mamma, è come se fosse ancora inverno qui dentro. Allora ci vediamo sulla pista. Che cosa ci fanno con i pattini da ghiaccio in questo posto, mamma? Vedi, Caillou, dentro questo palazzetto si può pattinare su ghiaccio per tutto l'anno. Ma il ghiaccio non si scioglie d'estate. No, questa è una specie di frigorifero gigante. Vieni, ti faccio vedere. Il nostro amico era meravigliato. Conosceva solo il ghiaccio dei laghetti in inverno. Caillou, perché non vieni a pattinare con me quando avrò finito la lezione? Ma io ci ho provato soltanto una volta prima d'ora. Qui ci sono dei bravissimi istruttori e potranno insegnarti in pochissimo tempo. Guarda me! Che forza! Ci vediamo più tardi, d'accordo? Mamma, io potrei imparare come Sara se prendessi delle lezioni di pattinaggio. Ma certo! Ti piacerebbe se ti iscrivessi ad un corso? Sì, per favore, per favore! Qualche giorno dopo, prese la sua prima lezione di pattinaggio. Ciao, tu devi essere Caillou. Io mi chiamo George e sarò il tuo istruttore, contento? Ciao, George! Comunque guarda che io so già come si pattina. Meglio così, allora ci divertiremo moltissimo. Ma tu non dimenticare il caschetto. Va bene. Sentiamo, chi vuole imparare a pattinare? Io, allora venite tutti con me. Vieni anche tu, mamma. No, io non ho i pattini, ma resterò qui a guardarti, sta tranquillo. Sapete? Imparare a pattinare è un po' come imparare a camminare e quindi qualche volta... Sei caduto per terra! Sì, può succedere, ma non è certo un problema perché poi mi rialzo subito. Coraggio, adesso mettetevi sulle ginocchia come faccio io. Ora appoggiate un piede a terra, spingete e poi alzate anche l'altro piede. È facile, avete visto? Ah, magnifico, avete già imparato. La prossima fase è ancora più facile. Dovrete camminare tra questi coni e ritornare sul tappeto. Bene, che cosa ne dici di iniziare tu, Caillou? Ma io
io ho imparato a pattinare con la mamma. Qui non ti servirà, vedrai. Adesso cammina verso di me. Non preoccuparti, ora rialzati come ti ho fatto vedere io. Ottimo lavoro, Caillou. E adesso provateci anche voi. Potete tornare sul tappeto. E anche tu, Caillou. Incominciava a scoraggiarsi. Pattinare sul ghiaccio era più difficile di quanto avesse immaginato. Non preoccuparti, è normale che si cada all'inizio, ma adesso riproviamoci, d'accordo? Allora, ti è piaciuta la tua prima lezione, Caillou? Mi si sono bagnati i pantaloni per quante volte sono caduto. Certo, ma considera che è quello che è successo a tutti noi. E comunque tutto questo ti dà anche diritto a mettere il tuo primo adesivo sul tuo caschetto. Allora ci vediamo domani, mi raccomando. Mamma, perché io non sono bravo come Sara? Oh, ma ci vuole tempo, tesoro. Sono sicura che Sara abbia preso molte lezioni per arrivare al suo livello. Io non voglio tornare qui anche domani pomeriggio. Non farti scoraggiare. Questa è stata solo la tua prima lezione. Domani andrà molto meglio, vedrai. Che forza! Guarda quel bel camioncino, mamma! Sta andando sul ghiaccio! Sta facendo la manutenzione, tesoro. Vedi tutta l'acqua che lascia dietro? Servirà a creare un nuovo strato di ghiaccio. Che cosa è successo al tuo aereo, Caillou? Non è più un aereo, mamma. È il camioncino per fare il ghiaccio nuovo. Guarda là dietro. Bip, bip. Adesso farai meglio a parcheggiare o faremo tardi per la tua lezione. Ma devo proprio venire. Ascolta, io direi di fare un altro tentativo. E se non ti piacerà, potrai anche smettere, d'accordo? E poi ci sarà sempre quel bel camioncino. Il camioncino! Evviva! Ciao, Caillou. Mi fa piacere che tu sia tornato. Abbiamo una ragazza nuova. Che ne diresti di insegnarle i primi passi? Ah, non preoccuparti. Anche io cadevo di continuo per terra, ma l'importante è imparare a rialzarsi. Sei pronta? Tu potresti diventare veramente un ottimo istruttore, lo sai? Andiamo, oggi faremo dei nuovi esercizi. Questo è tutto per oggi, ma sappiate che siete stati davvero tutti bravissimi. Allora ci vediamo domani. Ciao, a domani. Caillou si era divertito in quella seconda lezione e non avrebbe più voluto andarsene. Dobbiamo proprio andare via, mammina. Certo, ma ritorneremo domani, tesoro. E poi qui c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Caillou, questo giovanotto è Harry. È lui che guida il camioncino. Ciao, Caillou. Senti, che ne diresti di venire a fare un giretto sulla pista con me? Ma dici sul serio? Per Caillou fare un giro su quel camioncino si rivelò divertente quasi quanto imparare a pattinare. E a quel punto c'era un'ultima cosa che avrebbe voluto fare.